Tra le iniziative organizzate in occasione della Festa del Pane che si è tenuta a Bastia nel comune di Rovolon agli inizi di giugno, particolare attenzione ha ottenuto la mostra dello scultore Giovanni Romano, nato e residente nella vicina frazione di Carbonara. Tra le ragioni del successo che hanno incontrato le sue opere e lignee, crediamo di evidenziare il materiale che l'artista ha utilizzato, che consiste in tronchi, rami e radici di alberi raccolti nei vicini boschi, supporti che per la conformazione e forma che avevano al momento del rinvenimento e raccolta, hanno suscitato la fantasia creativa dell'autore. E questa creatività è un altro motivo dell'interesse che la mostra suscita nel visitatore. Infatti, i lavori di Giovanni Romano, elaborati con grande maestria, danno vita a gruppi e configurazioni che rappresentano prevalentemente figure di miti e leggende dell'antica Grecia. Così, in questa rassegna, tornano alla nostra memoria nomi e fatti di cui abbiamo sentito parlare almeno una volta, non solo a scuola, ma anche al cinema, a teatro e nella letteratura. Ulisse, Agamennone, Paride, Elena, la guerra di Troia, Achille, Giove, Ercole e numerosi altri. E per coloro che le storie di questi nomi, di questi eroi, di queste divinità vogliono ricordarle meglio, vengono in aiuto tante locandine ricche di particolari che l'artista Giovanni Romano ha predisposto, rivelando così anche una vasta conoscenza della storia antica, dei suoi miti e leggende. Armando, un'altra bella mostra è qui nel Centro Culturale. Sì, ripetiamo due volte all'anno in occasione della Festa del Pane e la festa del patrono Madonna della Neve il 5 di agosto. Abbiamo deciso quest'anno per fare questo piccolo momento di cultura, la greco-romana, visto che qui in comune abbiamo un appassionato di scultura sul legno. Passeggia tra i nostri colli, prende un tronco e dopo riesce a realizzare queste opere che vediamo qui esposte. Gianni Romano cosa ha realizzato? Gianni Romano ha tutta questa serie di opere sulla mitologia greca e questa mattina abbiamo avuto anche la soddisfazione di avere qua la scuola. Nel contesto di tutte queste feste, noi nel nostro piccolo, dedicando il nostro lavoro e anche un po' di mesi, cerchiamo di portare un po' di musica, un po' di cultura, un po' di arte qua nel nostro comune. E la mostra del pane l'abbiamo fatta l'anno scorso. Allora, abbiamo in comune circa un 25 rappresentanti di vari stati internazionali. Allora abbiamo esposto questo pane, le famiglie straniere, abitanti qui erano molto volentieri, ci hanno portato il pane che si fanno loro in casa. Da questo lato abbiamo messo un mappamondo sul tavolo, tutto pane, di diverse nazioni collegato con un'asta sul paese d'origine. Avevamo pane della Tunisia, pane degli Stati Uniti d'America, pane del Benin, pane francese, pane portoghese, parte cinese, pane del Marocco, che qui abbiamo il ragazzo che ce l'ha portato. Molto molto riuscita bene. Dopo la festa del pane abbiamo fatto un altro sforzo, Bastia, le sue chiese con i luoghi di devozione. E allora, con permesso del parroco qua di Bastia, abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo riportato dei documenti, delle fotografie e abbiamo fatto questa mostra. Bastia, l'attuale chiesa, è la quarta da quanto è stata istituita la parrocchia. Abbiamo trovato anche il famoso turbine del 1770 che ha scoperto la chiesa, lasciando sulla facciata centrale dove sono caduti e sono morti il cappellano e dei bambini. E poi il turbine, come dicevo, ha scoperto la chiesa, poi è andato a Padova quando cos'è andato il Sion.
Gianni Romano, dal padre non ha imparato l'arte del falegname? No, purtroppo è morto che ero ancora giovane e pertanto ho dovuto, ero in collegio quando a studiare, perché voleva che prendessi un diploma a tutti i costi. Poi nel frattempo lui è morto purtroppo e non ho avuto la possibilità di imparare il suo lavoro. Ho lavorato un po' in fabbrica, poi ho trovato un'azienda molto seria, la Caterpillar, in cui lì mi sono insomma un po'... No, ma noi di Rovolon, Carbonara, Bastia, Rovolon, te vedevamo sempre in giro per la strada, credevamo che te fossi, non ti sei a fare niente, Dio Madonna, adesso quasi è una rivelazione. Avevo un lavoro che mi impegnava molte ore. Finito. Sì, sì. Molte ore, perché lavoravo 10-12 ore al giorno. Quando sono andato in pensione, mi sono trovato tutto questo tempo libero, lì ho cominciato a leggere qualche libro... O te li ha letti le figlie? Perché io ho pensato siano state loro. L'indirizzo, la più grande, mi aveva fatto un regalo, un libro di mitologia, che mi ha attratto e mi ha dato una curiosità enorme, di cui poi ho approfondito e poi ho cominciato, amando la natura, andando per boschi, trovando qualche piccola radice così che aveva delle sembianze magari di qualche animaletto così, ho cominciato a lavorargli dietro e pian piano poi mi sono perfezionato. Cos'è il nome? Aurora. Conosci queste persone? La Madonna, Gesù e Giuseppe. Com'è che si chiama? Il bue. Il bue. Sai che manca cavallino qua? L'asino, manca l'asino. Sei bella sta opera qua? Bellissima. Quale sai che piace meglio di tutte quante? Ne ho ancora viste tutte. Però è bellissime tutte quante, tutte le sculture, tutte quante. Qui abbiamo il Minotauro, che praticamente è stato ucciso da Teseo, il grande Teseo, un eroe greco ateniese, paragonato quasi ad Ercole. Qui è una storia molto nota, che è entrato nel labirinto, diciamo, a Creta, dove gli ateniesi dovevano ogni 9 anni dare, diciamo, 7 giovani, 7 maschi e 7 ragazze in pasto, diciamo, alla mercé del mostro, perché in una gara di specie di Olimpiade praticamente il figlio di Minosse, che era re di Creta, era stato ucciso e lui ha voluto praticamente come risarcimento che questi ragazzi, 9 ragazzi e ragazze, ogni 9 anni venissero dati in pasto. Teseo, con l'aiuto di Arianna, che era una figlia del re Minosse, praticamente con un pugnale avvelenato e un gomitolo di filo, perché poi gli è servito per ritornare, trovare la strada per uscire dal labirinto, ha ucciso questo mostro. Che questo mostro, col corpo da uomo, praticamente mezzo toro, era il figlio di Minosse e la moglie Pisiafe, che era stata, diciamo, si può dire, aveva offeso una dea, Afrodite, che era la dea dell'amore, per cui poi gli aveva dato questa condanna, che si era invaghita di questo toro, che praticamente poi gli è stato un fatto incestuoso in cui ha avuto praticamente questo mostro, ecco. Qui abbiamo... Sì, questo. Questo è Diomede. Beh, questo è la raffigurazione di uno scontro tra un mortale e un dio. Qui praticamente abbiamo Diomede, un grande eroe greco, che con l'aiuto della dea Atena, figlia di Zeus, che si era trasformata in auriga, quella che guidava praticamente i cavalli, che si scontra contro niente proprio di meno che con il re della guerra, cioè il dio della guerra, che era Ares, un dio terribile che sterminava uomini soltanto per il gusto di uccidere. Lui, con l'aiuto di Atena, che gli ha guidato anche la mano, riuscirà a ferire questo dio, che sarà costretto a ritirarsi nell'Olimpo per farsi curare, nonostante la sua immortalità, la ferita che gli aveva provocato. Quindi, questo è Alessandro il Grande, questo è praticamente figlio di Filippo e di Olimpia, diventato re molto giovane dopo l'assassinio del padre, che sta cavalcando praticamente Bucefalo, un cavallo che era indomabile per qualsiasi essere umano. Lui è riuscito a cavalcarlo perché si dice che fosse anche di stirpe divina. Con questo cavallo riuscirà poi a conquistare, fare uno dei più grandi imperi in poco tempo, perché
anche nonostante la sua vita sia stata molto giovane, che a 33 anni pure è morto, ma da 20 a 33 anni ha conquistato praticamente tutta l'Asia e anche, diciamo, una parte dell'India, quindi un impero vastissimo, oltre che nella parte dell'Europa dove aveva anche un'aquila che era mandata dagli dei, che appunto che gli indicava la strada da percorrere per raggiungere praticamente, insegnargli la strada del suo, diciamo, grande impero. Anche qui ci soffermiamo in una scultura molto bella. Sì, è una scultura. Vedo che è ammirata da tutti qua. Ci tengo molto perché è una mia idea che. Ma tutto è nato perché quando stavo facendo questa scultura era nata perché volevo fare qualcosa riguardante l'Apocalisse. Avevo già fatto il mondo sotto il nostro pianeta in cui dovevo fare il drago e poi la donna incinta, eccetera, col drago, con le sette teste, eccetera. Ma poi, sentendo un'intervista dove c'era un intellettuale che parlava dell'aborto e che era a favore, che diceva che praticamente non c'era nessun omicidio fino a un certo periodo della gestazione, una cosa naturale che si poteva fare. E per me l'ho lasciato dire perché è una cosa che ognuno ha le sue idee, però qualche tempo dopo la stessa persona l'ho sentito dire quando su Marte è stato trovato praticamente l'acqua, no? Che poi è ghiaccio perché ci sono 300 gradi circa sotto zero e ci sono dei microorganismi in questo ghiaccio, il che si vantava nel dire che su Marte c'è vita. Allora ho detto, ma come? Se nel ventre di una donna, un bambino, quando è generato, non è vita, è su Marte un microorganismo che per vederlo ci vuole il microscopio congelato a 300 gradi e dice che è vita, c'è qualcosa che... E così mi è venuto in mente di scolpire una Madonna che raccoglie praticamente tutti quei bambini, che ho fatto tutte le razze, ho cercato di... che praticamente non hanno avuto la possibilità di nascere, che sono stati... E lei se li alleva come fossero dei bambini, come fanno le nostre mamme con... E qui loro ringraziano Gesù e la Madonna che gli hanno dato questa opportunità che nella terra non gli è stata concessa. Questa è una scultura, è un tronco di rovere, molto, anche questo è un legno molto difficile da lavorare perché sono legni del nostro bosco, andrebbero meglio per le stufe e i caminetti, ma comunque con un po' di pazienza. Perché tutte queste, diciamo, opere. Stature, sì, opere, eccetera, sono fatte da un tronco unico, non ci sono incollature e aggiunte di altri pezzi, cioè sono scavate esclusivamente da un tronco, anche la croce qui è tutto un tronco, anche se sembra che sia, questi pioli sono finti che li ho messi per far vedere come era la croce un tempo perché mi sono un po' informato, comunque è un pezzo unico. Qui ho rappresentato la crocifissione dove c'è il Cristo morente con il centurione che praticamente capisce di aver ucciso un innocente, che nella sua cultura militare fa il saluto, diciamo, a Gesù come per dire sei un re. C'è la Madonna che è sorretta da Giovanni, che poi Gesù naturalmente, chi conosce un po' il Vangelo sa che gliel'ha data come ha detto a Giovanni, questa è tua madre. E dietro ci sono i due soldati che si giocano a dadi, praticamente la tunica, perché non poteva essere, diciamo, tagliata perché non aveva cuciture. L'ho dedicata a mio padre, questa è stata una delle prime sculture perché ho appreso, credo, da lui... Questa l'hai dedicata? A mio papà, perché lui aveva il dono anche della scultura, solo che il suo lavoro non gli ha concesso tanto tempo, poi è morto giovane. Queste qui sono opere che praticamente danno l'inizio di un'epoca e la fine di un'altra, perché tutte queste raffigurazioni che ho fatto, queste sculture di mitologia, questi personaggi sono tutti di stirpe divina. Ecco, allora quel mito lì poi è finito con la nascita di questo bambino, che poi con la sua crocifissione e la sua risurrezione ha posto fine al culto del paganesimo e ha portato alla nostra religione. Come hai fatto a scoprire questo artista? Casualmente, in quanto come associazione socioculturale Rosa dei Colli, noi ogni festa che avviene qua nel nostro paese realizziamo una mostra, una manifestazione sempre di tipo culturale. Quest'anno quasi casualmente abbiamo scoperto una persona che veramente è un artista, sconosciuto dalla maggior parte, ma è un artista che non ama esibirsi,
per cui l'abbiamo tirato fuori dalla sua casa dove aveva tutte queste belle opere già scolpite, quasi di prepotenza, diciamo. Certamente gli abbiamo fatto un piacere e una grande soddisfazione per lui, perché lui è molto timido, molto umile, tra l'altro non credeva appunto che avesse tanto successo una manifestazione, una esposizione di tante belle opere che l'hanno affascinato con lo studio della storia greca, della mitologia greca, il tutto dopo che è andato in pensione, tra l'altro all'età di 60 anni. Ma ha una cultura forte sulla mitologia, no? Ecco, ma è veramente completo come conoscenza, perché è dovuta appunto a uno studio e una passione personale. Quello che gli dobbiamo sottolineare anche, ecco, di importante per i giorni nostri, l'aver creato attorno a sé un piccolo gruppo di appassionati che si anche loro cimentano nella scultura, e lui li sta educando, insegnando i primi rudimenti, ecco, della scultura, che qui vediamo già con le prime opere esposte. Lì abbiamo anche delle immagini, ecco, degli autori che si sono già portati avanti, hanno in progetto di realizzare in un primo momento un bel presepio per la parrocchia di Carbonara da esporre quest'inverno per Natale.